Buongiorno ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi mi terrete compagnia durante le pulizie della casa. Una volta a settimana mi concentro sul pulire tutte le stanze un po' più profondamente, perché comunque non riesco tutti i giorni a tenere la casa ordinata come vorrei, quindi mi concentro una volta a settimana e faccio le cose un pochettino meglio, insomma, una pulizia un po' più intensa, quindi venite con me. Prima di partire con le pulizie, la prima cosa che ci tengo a farvi vedere sono le varie stanze disordinate, così come le ho trovate quella mattina. Sono partita dalla camera da letto, questa è la situazione. In realtà non è poi così disordinata, sono per il letto disfatto, cosa normalissima, e poi notate qui sulla base del letto ci sono un po' di peli di gioia perché dorme con noi e quindi ogni tanto trovo qualche pelo. Poi questo è il bagno, anche questo un po' disordinato, e stessa cosa vale per la cabina armadio. Comunque adesso vi sto facendo vedere giusto velocemente le varie stanze come sono, così poi da poter vedere il risultato finale belle in ordine. La stanza sicuramente sempre più in disordine è il mio studio, in quanto all'interno di questa stanza comunque registro i video, tengo tutti i pacchi che ricevo dalle aziende, e quindi è sempre incasinato. È la stanza dove lavoro ed è sempre, sempre, sempre in disordine e sono abituata a vederla così. Comunque, partiamo dalla camera da letto. Parto sempre dalla zona notte quando decido di pulire per bene tutta la casa e poi mi sposto in sala da pranzo. Oggi ho tolto anche la biancheria del letto e l'ho cambiata. E una cosa che faccio quando vado a cambiare la biancheria del letto è quella di utilizzare il picchio della folletto per passare il coprimaterasso, perché non so come e non so perché, ma anche qui arrivano i peli di gioia e i miei capelli. Quindi assolutamente passo sempre l'aspirapolvere prima di mettere il lenzuolo nuovo. Oggi ho deciso di mettere il coprimaterasso bianco perché mi sono resa conto di non avere i copripiumoni, o meglio, ho soltanto tre copripiumoni, tutti di IKEA, come questo azzurro che state vedendo adesso, e ebbene sì, ho tirato fuori il piumone. Questo è un piumone mezza stagione, quindi posso un pochettino giustificarmi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete già tirato fuori il piumone. Io ormai da una settimana circa che lo sto utilizzando e dormo benissimo, sono molto freddolosa, anche gioia, e anche se devo dire che non è così dispiaciuto in realtà di questa mia scelta, quindi ho messo il piumone, ho messo il copripiumone. Questo tra l'altro l'avevo trovato in offerta per fine serie da IKEA, quindi l'ho preso subito anche perché questa tonalità di azzurro mi piace davvero molto. E poi vabbè, sono andata semplicemente a completare il letto con dei cuscini che mi piacciono sempre molto, però sono un po' scomodi la sera quando dobbiamo andare a letto perché bisogna togliere tutto. Ovviamente sono andata a buttare nella cesta della biancheria sporca le lenzuola sporche e poi sono passata all'aspirapolvere. Ultimamente, da quando ho questo aspirapolvere che ho preso da Lidl, perché in tantissime me lo chiedete, l'ho trovata da Lidl, ora non so se è ancora disponibile, ma credo di no perché sono quelle offerte lancio che arrivano una volta a settimana, ma mi ci trovo davvero super bene perché è senza filo, come potete vedere, e quindi riesco ad andare ovunque senza continuamente interrompere il lavoro perché devo staccare e attaccare la spina, quindi davvero mi trovo molto bene ed è fantastico perché, come avete visto prima, lo passo tranquillamente anche sui tappeti e funziona perfettamente. Poi sono passata ai mobili, quindi ho dato una mano di straccio sulla cassettiera che, come avete notato, ho rispostato e l'ho rimessa al suo posto iniziale, quindi davanti al letto e sotto allo specchio. Sono andata ovviamente a pulire anche allo specchio perché era un po' zozzo, quindi ho utilizzato il Quasar Vetri e questo prodotto lo utilizzo sempre per pulire i vetri, è uno dei miei prodotti preferiti. E poi, una volta pulita per bene la cassettiera, sono andata nuovamente a rimettere tutti i complementi d'arredo che c'erano prima, quindi piantine, lo specchio dell'IKEA e cose varie. Poi
Poi sono passata anche i comodini perché anche questi erano un po' impolverati. In realtà questi li passo più volte durante la settimana perché si forma sempre la polvere, quindi do sempre una mano di straccio ed utilizzo il Pronto, è un prodotto con cui mi trovo bene. In realtà è specifico per il legno, però sono sincera, io lo passo un po' ovunque su tutte le superfici. Poi arriva il momento del pavimento. In questo caso ho passato l'aspirapolvere in tutte le stanze e passato il lavapavimenti della Folletto. L'aspirapolvere, ragazze, ovviamente la passo praticamente tutti i giorni perché avendo un cane e avendo io i capelli molto lunghi li perdo tantissimo, quindi l'aspirapolvere devo passarla sempre tutti i giorni, anche più volte al giorno, mentre il lavapavimenti non lo utilizzo anche per questioni di tempo tutti i giorni, ma lo passo un paio di volte a settimana. Comunque poi sono passata al bagno, vado sempre in ordine con le varie stanze, quindi la stanza successiva era proprio il bagno. Ho spruzzato il Napisan al limone menta sul lavandino, così l'ho lasciato agire per un paio di minuti sia sul bidet e ovviamente anche nel WC. Poi sono andata con la spugna a pulire e disinfettare in profondità per bene tutto e poi vado ad asciugare perché non riesco a lasciare i sanitari leggermente bagnati, quindi prendo un panno asciutto e vado ad asciugare completamente tutti i sanitari. Una cosa che pulisco una volta a settimana è lo scopino per il bagno. Tra l'altro questo in tantissime mi avete chiesto dove l'ho preso. L'ho trovato su internet ed è di Linea Beta, è davvero fatto benissimo, l'ho pagato un po', però è super di design e mi piace molto. Poi sono passata al bidet, ho disinfettato per bene anche quello e poi l'ho asciugato. Poi sono passata al lavandino che ho pulito per bene. Questo lavandino, essendo bianco opaco, si macchia facilmente, però tranquillamente con i prodotti per il bagno viene via istante. L'ho pulito ovviamente sia internamente che esternamente. Poi sono passata al ripiano del bagno utilizzando il Pronto, ve l'ho detto che lo utilizzo su tutte le superfici, mi trovo molto bene. Poi ho pulito anche il termoarredo. Questo sì è un termoarredo, funziona come un calorifero per scaldare il bagno nelle sere più fredde. Sono ovviamente andata a cambiare anche gli asciugamani con questi nuovi azzurri che trovo stiano benissimo all'interno del mio bagno. Poi sono andata a riorganizzare un pochettino meglio i trucchi e questa cesta dove all'interno tengo un po' di cose che utilizzo la sera o la mattina per la mia skincare. Ho dato una mano di straccio anche al portaspazzolini e al portasapone. Poi sono passata al mobile sottostante, anche in questo caso ho dato semplicemente una passata di straccio sulla superficie e poi ho organizzato tutte le cosine che erano messe sopra. Ho passato anche in bagno l'aspirapolvere. In bagno non vi dico quante volte passo l'aspirapolvere perché è sempre 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 pieno di capelli, incredibile. E guardate che bello avere tutto il bagno ordinato, oddio, lo vorrei sempre così. Poi sono passata al corridoio che fortunatamente era abbastanza in ordine, anche perché il mobile dell'IKEA, qua stavo facendo un po' la sciocca con gioia, anche perché il mobile dell'IKEA l'avevo passato giusto il giorno prima, quindi in corridoio ho passato soltanto l'aspirapolvere e ovviamente il lavapavimenti. Arriviamo poi in cabina armadio. La cabina armadio è molto bella, molto comoda, ma se non siete ordinati non è proprio il massimo. Io cerco sempre di ordinare i vestiti il più che posso perché vedere tutte le cose appoggiate come in questo caso non è proprio bello ed elegante, quindi la sera mi prendo sempre quei 5 minuti per sistemare la cabina armadio e poi anche in questo caso ho passato il Pronto sulle superfici che devo dire non erano poi parecchio parecchio sporche. La stessa cosa l'ho fatta anche in questo ripiano dove tengo le scarpe e qui invece c'era decisamente molto più sporco. Anche in cabina armadio, inutile adesso che continuo a ripetervelo, passo l'aspirapolvere e il lavapavimenti.
Arriviamo poi alla stanza più incasinata della casa, ovvero il mio studio. Tra l'altro, non so se avete notato, ma quel cassetto della Vanity Table è un casino totale. Ho buttato dentro tutto, ma è super disordinato, quindi un giorno mi devo prendere un paio di ore per sistemare anche i cassetti del mio studio perché sono un po' disordinati adesso. Comunque ho pulito per bene tutta la superficie della mia vanity table, ovviamente anche lo specchio, e poi sono andata a sistemare di nuovo tutte le cosine. La stessa cosa l'ho fatta anche sulla cassettiera, quindi ho tolto tutto, ho spolverato e ho rimesso tutte le cose che c'erano prima. Poi passo al pavimento e vado a riordinare dai vari fili che c'erano sparsi per terra, passo l'aspirapolvere anche sul tappeto. Il tappeto ce l'ho soltanto in camera da letto, nel mio studio e al piano superiore dove abbiamo il divano. Poi vado a sistemare anche la mia scrivania, che ragazzi è sempre in disordine. Io ci provo a tenerla ordinata, però è sempre in disordine perché è la mia postazione dove lavoro praticamente tutti i giorni e per un motivo o per l'altro è sempre in disordine. Poi passo per bene il lavapavimenti perché ho notato che questo era il pavimento più sporco delle varie stanze che ho passato fino adesso. Poi passo alla cucina, che fortunatamente devo dire era abbastanza in ordine, anche perché la sera prima di andare a letto ci tengo a riordinarla il più possibile per svegliarmi poi la mattina con la cucina bella in ordine, quindi con un senso di pace, perché se dovessi svegliarmi e trovare la cucina tutta in disordine mi sveglierei male, quindi ci tengo la sera prima di andare a dormire a riordinarla per bene. Quindi la mattina ho poche cose da fare. In questo caso sono andata a svuotare la lavastoviglie perché la sera prima l'ho fatta andare, quindi l'ho svuotato, ho sistemato tutte le posate, i piatti, i bicchieri eccetera, e poi ho fatto una pulizia profonda al lavandino con il Cif, questo rosa. Questo prodotto è perfetto se avete il lavandino bianco come il mio. Il mio, essendo bianco e molto grande, in certi punti si sporca, si ingiallisce a contatto con ad esempio le cialde della macchina del caffè, e quindi almeno una volta a settimana vado a fare una pulizia più profonda anche al lavandino, al quale comunque dedico sempre un paio di minuti in più rispetto ad altre zone della cucina. Passo ovviamente anche il ripieno della cucina e l'isola per bene con un prodotto specifico proprio per la cucina. Ora non ricordo il prodotto che ho utilizzato, però per la cucina utilizzo sempre prodotti specifici per la cucina. Poi ho passato l'aspirapolvere perché ragazzi era sporchissimo il pavimento, c'erano un sacco di briciole e la sera non l'avevo passata perché era scarica, non avevo voglia di prendere il folletto, quindi ci ho pensato la mattina successiva. Anche in questo caso ho passato il lavapavimenti e in questo punto esatto che state vedendo adesso è sempre sporco perché lì c'è il lavandino e quindi il pavimento si sporca continuamente e lo passo, il lavapavimenti lo utilizzo più volte durante la settimana, a volte anche tutte le sere, soltanto quel tratto lì perché è sempre sporco. E poi ho pulito per bene il pavimento anche all'ingresso, vicino alla stufa, vicino alle scale per andare nella zona notte, e poi sono passata alla sala da pranzo. Come prima cosa sono andata a spostare tutte le sedie per passare l'aspirapolvere per bene anche sotto il tavolo, in quanto comunque ceniamo qui tutte le sere e quindi di conseguenza si fanno sempre le briciole sotto il tavolo. Quindi ho spostato tutte le sedie, ho passato per bene l'aspirapolvere e poi sempre con il pronto ho passato il tavolo, che tra l'altro ha riscosso un grandissimo successo. In tantissime mi avete chiesto il brand di questo tavolo, però non ha brand, l'ho comprato in un negozio qui in provincia di Brescia, anzi in realtà ci tengo a dirvelo, me l'ha regalato mia nonna, cioè ce l'ha regalato quando siamo venuti a vivere qui. Lei è super orgogliosa di questo regalo che ci ha fatto e sono molto contenta, insomma sarà un ricordo di lei, però essendo un tavolo no brand non so darvi info in più. Comunque poi sono passata a pulire il mobile dove c'è la TV, ho passato per bene le superfici e le varie ante, e poi sono passata al piano di sopra.
Ed eccoci arrivati all'ultima stanza della casa, ovvero il soppalco, che forse è una delle mie stanze preferite perché è molto particolare. Sono andata per prima cosa a sistemare i cuscini del divano perché erano un po' in disordine e poi ho passato l'aspirapolvere sia sul pavimento che sul tappeto. E poi sono andata a passare il pavimento anche nel resto del soppalco. Rieccomi ragazze, finalmente ho finito di pulire tutte le stanze di tutta la casa, sono venuta anche qui sul soppalco, che è una zona, devo dire, che fortunatamente si sporca un gran poco in quanto la utilizziamo poco. Veniamo qui sopra soltanto la sera, un paio d'ore, ci mettiamo sul divano per guardare una serie TV su Netflix o semplicemente per guardare una mezz'oretta di TV e quindi di conseguenza è sempre praticamente in ordine e si sporca molto molto meno rispetto alle altre stanze. Comunque, se questa tipologia di video vi è piaciuta, mettete un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video, io vi mando un mega bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!